Okay, we can continue talking, no problem. They had a they own property up here Pine Mountain Lake. Okay, and so what they did is they would come down on Sunday night, and that's why they had their RV at the back of the property. So they'd stay down there Monday through Friday noon, and that's why they closed the shop Friday at noon, and they drove up here. So this was their weekend place, but eventually it was going to be their full time. Questo posto è nato nel 1840 quando iniziò lo spostamento di masse di persone verso l'ovest, per l'oro, per la ricerca dell'oro. How is called the place where we are going now? The town is called Sonora. Sonora, okay. It's a gold rush town. Gold rush town, yes. Okay. Oro. Oro. Un'altra cosa, Yosemite mi si è rotta la telecamera, per cui ora sto registrando con il tablet. Speriamo che vada bene ugualmente. A dopo, forse. Ciao. Bisogna aggiungere una postilla. Allora, noi abbiamo lasciato il parco di Yosemite e attaccato al parco di Yosemite c'è la National Forest, tutta la foresta nazionale, che è pure un discreto parco molto grande che circonda, che confina proprio con il parco di Yosemite. Come vedete, infatti, tutti questi bei pini, abeti e quant'altro. Qui qua ci siamo fermati a ammirare questo bellissimo lago, che in realtà è un lago artificiale, nel quale vengono raccolte le acque del disgelo provenienti da Yosemite Park. Tutta quella neve, quelle cascate che vedevamo, era la neve che si sta sciogliendo e arriva fino a qui. E diciamo pure che in effetti gran parte delle cascate, dei fiumi che si formano in Yosemite Park, poi fra un mese saranno completamente secchi, perché solo le più grandi, i più importanti rimarranno con un piccolo rivolo. È un posto bello, molto bello. Complimenti alla California. Ciao. Questi sono ancora dei particolari della countryside della California. Non so se si riesce ad avere un'idea della grandezza del posto. Ma queste sono foto? Sì, io ho tutte le fattorie. Però no, di tanto se ne viene qualcuna. Sì. Ecco, siamo arrivati finalmente nella cittadina di Sonora, che era il punto di riferimento per i cercatori d'oro. Questa è la Main Street, che è più o meno rimasta uguale, con le cose, diciamo, le facciate delle case, i buildings, tutte in stile West. Questa parte non ci sono più i cavalli posteggiati avanti, ma ci sono le macchine. La strada ora è asfaltata, veramente qualche miglioria è stata fatta. Come vedete, le diligenze sono state sostituite dai trucks, dai camion. E ora andremo a visitare il museo. Io veramente ho pure un po' fame, quindi adesso vediamo. A dopo. Ok. 3210, now we leave again. Eccoci qua di nuovo dopo pranzo, dopo aver fatto la visita a questa graziosa città e aver mangiato che abbiamo what did we eat? Mexican food. Io sono satollo, non ne posso più, ho mangiato il burrito, ma era grande. Per fortuna che esistono le box per portarsi via il cibo, perché veramente le quantità sono troppo grosse. E ora niente, how many degrees Celsius?
About 28 to 30. Oh wow, e sono 28 gradi Celsius, un caldo della Madonna, e ora andiamo a vedere il Gold Rush Park, un parco dei cercatori d'oro, roba di storia. Ok, a dopo, ciao ciao. Eccoci qua, siamo nel parco della cittadina di Columbia, una piccola cittadina qui, sempre in California. Mi diceva mio amico Bill che chiamare le cittadine col nome Columbia negli Stati Uniti è come dire Rossi da noi, la stessa cosa, cioè non c'è una location che non abbia questo nome, che non faccia riferimento a Columbia, forse lo faccio riferimento alle colombe, alle pistacoppi. Comunque vediamo, abbiamo la diligenza, abbiamo l'emporio, abbiamo gli store, è tutta una ricostruzione molto bella, è un caldo bestiale, ovviamente stiamo sfiorando i 30 gradi, per essere fine aprile è una cosa assurda. Oh, che abbiamo Douglas Salon, anche il saloon. Ecco, tra poco vedremo pure John Wayne. Tutto è ricostruito molto bene, sembra quasi un set cinematografico, però è molto bello. Ok, andiamo avanti con l'esplorazione. Eccoci ancora qui, qui adesso c'è una demonstration, una scholarship delle classi, dove fanno una dimostrazione come si fa la ricerca dell'oro. Ora vediamo un attimo, magari vorrei provarci anch'io, se non mi vedete più vuol dire che ho avuto una certa botta di culo, altrimenti se mi vedete ancora vuol dire che la mia ricerca non ha avuto buon fine, buon esito. Ok, a dopo. Guardate, ma io credo che questa ripresa ne valga proprio la pena farla. Bel posto, posti stupendevolmente stupendi, come vedete qui si incrociano parecchie fattorie dove si vedono al pascolo parecchie cows, parecchie mucche, futuri hamburger. Questa è la, sono dei posti fantastici. Invece poi per le patate bisogna andare nello stato dell'Idaho, dove c'è lo stato patata viene infinito, dove c'è un rapporto di 100.000 patate per ogni abitante. Ecco. Guardate la bellezza di questi posti, fantastici, sembrano le piane di Castelluccio, eh? Più o meno i somigliano. Ok, per la lenticchia moltiplicati per 1000, anche per 100. Per la lenticchia ci vedremo dopo in Italia. Ciao ciao. Allora, mentre noi stiamo rientrando a San Francisco, quindi la nostra corsia fortunatamente è libera, vedete che qui abbiamo dalla parte opposta, corsia dall'altra parte, c'è un traffico della insomma ci siamo capiti. Sono tutte le persone che ritornano a casa dal lavoro da San Francisco, dalla baia di San Francisco. Normalmente sono una persona ogni macchina, una persona ogni macchina, una macchina ogni persona, tra l'allero e l'ero là. Ok. Voglio ancora documentarvi questo grande traffico. Landscape, il paesaggio è bello, è bello, insomma, carino, insolito, originale, diverso. Ok, eccoci qua. No, questo è uno dei tanti ingorghi che ci troviamo all'ingresso di San Francisco, della baia di San Francisco. Tra poco prenderemo il ponte di San Matteo, che è il ponte della baia, il ponte più lungo della baia. Ci sono diversi ponti che attraversano la baia e uniscono San Francisco e altre sponde. E quello di San Matteo è lungo 10 miglia,
grande. Volevo riprendere l'ingresso, ma con questo ennesimo ingorgo dovremo rimandare la ripresa. Ecco, qui vediamo i primi ingorghi, l'ingresso nella baia di San Francisco. He's got too many physical problems. Yeah, he doesn't have a technical. Yeah. Background. Allora, eccoci, finalmente siamo arrivati al ponte, al San Matteo Bridge. Abbiamo quindi queste 10 miglia di ponte che ci separano da San Francisco. Abbiamo provato a stare senza aria condizionata e aprire i finestrini, ma oggi sono fine aprile, sono le 5:20 e sono 32 gradi, è più caldo della Madonna, è impossibile resistere, quindi abbiamo subito chiuso i finestrini e acceso l'aria condizionata. Cosa dire? Una cosa volevo dire, consiglio. Dunque, this is San Mateo Bridge. Da noi negli ultimi 50 anni sono state fatte solo due opere, la nuova strada statale 77, su che strada ci danno a Foligno, sono 50 anni a falla, ed ora abbiamo iniziato a rifare la quasi grande. Ora consiglio a tutti quelli che parlano e non vogliono le opere pubbliche di venire a vivere, a vedere un attimo qui negli Stati Uniti come si vive. Se c'è bisogno di fare le strade, si fa costruire ciò che serve. Laggiù si vede, si dovrebbe vedere anche il Golden Gate Bridge e la baia di San Francisco proprio. Non è molto semplice, però come vedete ci sono tutti i pendolari che ritornano a casa con le loro auto, ogni auto una macchina, ogni macchina un'auto, un'auto ogni macchina, macchina un'auto. Libera tutti. Ok, a dopo, ciao. Ancora sul ponte, solo far vedere dunque tutto il ponte, la serie strada del ponte è tutto abbastanza basso, stile Laguna Veneta, okay, il ponte della Libertà di Venezia. C'è solo una parte del ponte che allora non so se già si riesce a vedere, provo a fare un zoom. No, non si riesce, che si alza. Poco si alzerà per permettere il transito poi delle navi. I have my Italian family in town, so we're just coming back from Yosemite. So this is their first time in the States. So we've been doing a lot of stuff. Yeah, this is probably the best out of the 16 years I've been to Yosemite for the gallery. Hello? Yeah, sorry. Hello. Oh, it's not there anymore. Oh, there. Hi, Skip, can you hear me? Hi there. Sì. Ok, ora ci stiamo innalzando. Ma certo, da là ci vedevamo. Laggiù, esatto. Qua. Esatto. Oh, police patrol. Oh, it came out well? Chips. Oh, that's pretty good. Ecco, ci stiamo. Sì, si vede il Golden Gate Bridge. San Francisco centro, ora ci stiamo alzando. Right would be extra, right? Right. Sì, abbiamo il camion davanti a noi che è un po' pericoloso, però vabbè, speriamo nella buona sorte. Wonderful, wonderful. Adesso vedete, siamo più alti.
Bolivia. Well, thank you so much. Qui c'è una bella panoramica della Baia. Oh, we had a phenomenal San Francisco laggiù in fondo, immerso nella nebbia. Falls, the Vernal Falls. It was beautiful. Oh, it's the most water we have seen coming down, and actually the weather was phenomenal. It was like 72 degrees. It was so beautiful. And William and I, you know, because he worked for Ansel Adams Gallery. We've had many years in Allora, quelle palazzi che si vedono spuntare da dietro il New Jersey, ecco questi palazzi, non so se si riescono a vedere, tutti questi buildings, era il vecchio quartier generale di Oracle. Oracle è il quartier generale a Houston, in Texas, proprio c'è sempre il centro ricerca. Ecco, vediamo un po' se si vede ancora. Oracle qui. Ok, i palazzi che si vedono lì, il vecchio quartier generale di Oracle, il centro di ricerca. Ok, we have just arrived home after 3 years traveling by car. Now we have a problem to take off luggage from the car or a beer. Well, this is a problem. Maybe I think... First a beer and then luggage from car. Bye bye. A tutti, ecco anche a Donna Franca. Buongiorno a lei, oggi è particolarmente elegante. Allora, andiamo a mangiare. Ecco, vedete lassù c'è un altro aeroplano che sta partendo per destinazioni ignote, sconosciute. Qui siamo vicino all'aeroporto. Allora, oggi andiamo a vedere una mostra itinerante di Ansel Adams, però prima facciamo una piccola tappa un attimo al che non è Ansel e Gretel, esatto, facciamo una piccola tappa al ristorante cinese Un To See Food, dicono che sia particolarmente noto e rinomato. Vediamo un po' com'è la mostra itinerante di Ansel Adams, un famoso fotografo che è morto ma è vissuto, che ha dato il massimo di se stesso negli anni 30, dagli anni 30 agli anni 60, oggi avrebbe 120 anni. Dicevo, la mostra itinerante, i biglietti costano, di ingresso costano $50 a cranio, a testa. Qui nel frattempo vediamo un altro aeroplano in parte errante. E dicevamo, noi siamo riusciti a ottenere i nostri biglietti, i nostri 4 biglietti $200 li abbiamo barattati per una bottiglia di vino rosso italiano del costo di 10 euro, mitici, e quindi abbiamo fatto, si può dire, un buon affare. Business, a dopo, ciao. Ecco, siamo sulla freeway, come vedete anche qui succedono gli incidenti, abbiamo il fire department, 911, ecco, abbiamo tutti quanti in azione, tutti bravi, tosti, forte, Chips, California Way Patrol, yeah. Ok, stiamo ormai entrando nella via... dentro San Francisco. Queste sono le tipiche vie di San Francisco. By the way, I think this was Bishop Randy's neighborhood. Posti molto belli. Because he grew up in San Francisco. Adesso vediamo di prendere delle panoramiche un po' migliori. Qui si vedono le tipiche case sulle vie di San Francisco. Sfondo, come sottofondo la musica di Battisti. Molto bello. Stupendo. Stupendamente stupendo. Oggi è una giornata foggy, con nebbiosa. Quindi avrei poco l'idea. Però stupendo. Ora ci troviamo all'interno del Golden Gate Park, che è il parco più grande di San Francisco, quello principale, dove all'interno c'è l'esposizione proprio di Ansel Adams, che ora ci appresteremo ad andare a vedere. Voglio farvi vedere, ecco,
questa costruzione alta che si erge alta qui, e dove ci sarà l'esposizione di, dove ci sarà il coso di l'esposizione appunto di Ansel Adams. C'è scritto pure, non so se riesco a fare io ci faccio una foto l'inquadratura. Ecco qui dove andremo a vedere di Expression. Okay, just a sec. Back up, let you out. Ma tu qui ce la puoi parcheggiare? No, scendi. Vedete la costruzione, questo ovviamente è un building, un edificio dove si fanno queste mostre itineranti, ovviamente è una struttura molto futuristica, un palazzo molto bello. Il contesto è questo qui, dei giardini, una specie di giardini all'interno del parco, dove c'è addirittura una ruota, c'è questo giardino, questa vasca con le ninfe, insomma è molto bello. Questo è come dire un giardino all'interno del parco. Ok, a dopo. All'interno del museum, del Young Museum, che vedevamo prima, adesso facciamo queste riprese perché dopo non so se si possono fare ugualmente. Molto moderno, molto attuale, molto future. L'ingresso promette bene. Molto caruccetto, dopo vediamo come sarà. Adesso vediamo il nostro amico Bill che sta barattando i biglietti con la bottiglia di vino. Vediamo quello che ne verrà fuori. A dopo, ciao ciao. Ragazzi, una ficata in mano, abbiamo barattato la bottiglia di vino con 4 biglietti VIP. Guardate qua, da non credere, per girare il museo. Questa qui è l'etichetta che ti mettono, VIP, Very Important Person. Ora vi faccio vedere anche il mio, se riesco a girare sto ciambo, fatemi vedere, un momento, non sono solito far vedere la mia faccia da culo, comunque vedete, ecco, VIP, biglietto VIP per ingresso al museo, è una figata mostruosa, il vino italiano apre tutte le porte, è proprio vero, specialmente se bevuto in buone quantità, a dopo. Ok, abbiamo finito di vedere il museo, anzi The Young Museum, dove c'era l'esposizione di Ansel Adams. Ora stiamo facendo un giro lungo la Pacific Coast, qui a San Francisco. Quello che vedete è l'oceano, la giornata è un po' nuvolosa, no, non è nuvolosa, c'è la nebbia, qui è una costante la nebbia, soprattutto in questo periodo. Posto molto bello, ci sono molti bagnanti, si vedono le macchine posteggiate lungo sul lungomare, insomma è una cosa molto bella, great experience, bye bye. Ok, ora ci troviamo al Lincoln Park, c'è anche Donna Franca, eccola, vedete, tutta intenta a fare le sue riprese cinematografiche per il suo prossimo film. Allora, dicevamo, ci troviamo al Lincoln Park, in un punto alto, top della città. Da qui in realtà si dovrebbe poter vedere tutta la baia, o parte della baia perché è tanto grande. In realtà c'è la nebbia, quindi non si vede un beep. Ok, andiamo avanti. Ora andiamo a vedere, non entreremo, c'è un'esposizione anche qui a Lincoln Park, in questo museo. Anche qui c'è un museo molto più bello. Meno moderno, ma comunque parliamo sempre moderno e antico, per l'americano è un concetto un po' relativo. Ecco, è molto bello, come vedete ci sono esseri umani ovunque, intenti nelle varie attività, che farneticano, formicolano, fanno, bisbigliano, bevono, urinano, insomma fanno un po' di tutto, classiche attività umane. A dopo, ciao ciao. Un attimo, volevo soffermarmi 2 minuti, 30 secondi, anzi, su quest'opera che vedete qui esposta, che si intitola, è molto bella, particolare, che richiama un po' il mio pensiero, perché si intitola The Thinker by Rodin.
il pensatore, cioè veramente colui che con la scusa che pensa non fa mai un cazzo. Molto bella, si ispira ai miei principi di vita. A dopo, ciao. Vorrei richiamare la vostra attenzione in queste piccole case. Siamo nella zona un po' più costosa, un po' di rich people, che non è un gruppo musicale tipo Village People, ma la zona più costosa, una delle zone più costose di San Francisco. Ci sono delle case e della mamma, guardate lì, queste classiche ampivetrate, oppure la casa in stile, a parte che vedete anche i marciapiedi che si commentano da soli. Tutta un... C'è una casa di queste qui. Sal costa. Arrivano a costare. It start probably the smallest is about 5-6 million. Mi ha detto Bill che una delle case le più piccole stanno intorno a 5-6 milioni di dollari. Una cosa proprio speech, insomma, pazzecole. Guardate che case, che stupende, veramente stupende, non c'è che dire, veramente. Guardate qua di marciapiedi. Wow, ho fatto? Ok, let's go. Continua. Guardate là dietro, mezzi castelli. Mi vale proprio la pena fare queste riprese. Da mille una notte. Nel sottofondo la musica di Lou Reed. Tecnopo, outside. Tecnopo, outside. Case stupendevolmente stupende. So what is this? What is this neighborhood? This is Sea Cliff. Spero che la ripresa cinematografica renda l'idea. Non penso. Non so se riusciremo a rendere. Tante tutte insieme così. Da qui fino. Ma fra poco ci chiapperà qualche guardia privata. E giù. Siamo arrivati. Ah, lì c'è proprio l'oceano qua sotto, a posto. Sicuramente ci faranno pure le loro spiagge private, tanto qui si compra pure le spiagge. How would you know you were here if you didn't graffiti? Vedi, girano tutte le case belle, questi cosi, questi mappi blu. Anche i marciapiedi sono curati, secondo me solo a comprarsi un metro quadrato di marciapiede fa un mutuo tutta la vita. Qualche casa, sembrano case vecchie, in realtà le case della Madonna proprio, cioè, come cazzo si fa? Boh. C'è qualcuno che c'è sotto? Guardate. Tanto lì ci curano i giardinieri, non è che così posti stupendi, singole proprietà. Bene, qui è una borghesia medio-alta, parliamo, non è che parliamo di veri ricchi. These are not real rich people. But with the high... So 1%. 1%. They are wealthy. They're super wealthy. They're super wealthy. They're... Yeah, but yeah, live not the super rich, only with a high job. These are super rich. No, these people are rich. They live here. Rich or super rich? Super rich. Super rich. Ecco, Stefano. Presidio. Ah, il momento è catartico. Presidio, siamo nella zona del Presidio. Qui dove Presidio si chiama, è la zona dove è stato girato il mitico film Presidio con Sean Connery, e c'era pure coso, quell'antipatico di
Tom Cruise, mi sembra. Mark Hamill. Bellissima, ecco, dove c'era stato l'omicidio, dove è stato ucciso quel militare e devono fare le indagini. Bellissimo film, bello, bello. Adesso questo me lo devo godere, questo film. A dopo, ciao ciao. Qui siamo all'interno del presidio, zona, la ex zona militare, questa era la casa degli ufficiali dell'esercito. Alcune scene erano state girate, c'era pure la casa, poi guardate il film, vedrete che ci sarà una netta corrispondenza tra la realtà cinematografica e la realtà reale. I posti sono belli, mi piace, non c'è che dire. Ok, vediamo ancora queste tipiche case, che erano le case dei soldati. Adesso sono diventate private? Adesso sono case private, che si sono state vendute. Questo era molto porto. Bello. Ecco, credo che mi valga sempre la pena vedere tutte le case. Abitazioni in buildings. Questa è tutta zona militare, tipico. In fondo si dovrebbe, c'è veramente il Golden Gate Bridge, solo che non si vede per via della fog, della nebbia. Ok, bye bye. Ci siamo nella Pacific Area, che è la seconda zona più costosa di San Francisco. Probabilmente se non potete permettere una casa nella zona di prima, probabilmente avete sempre una seconda chance, una seconda possibilità tra queste case. Which is about the price this house? Millions. Sempre si parla sempre di milioni di dollari, ovviamente. Adesso vediamo. Oh Franca, look at zapatos. Forza signor, forza, 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 spicciate. Sprigate. Si chiama scarpe, Linda. Scarpe. Scarpe. Shoes. Shoes e zapatos. Abbiamo una Tesla mania, abbiamo un'altra persona, ta 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 ta, bingo, un runner, abbiamo pure un runner, yeah. Abbiamo un Volvo, forza, nice place, ok, dopo, ciao. Ecco, stiamo tornando a casetta, da San Francisco ci stiamo dirigendo verso Red Bull City. Pazienza. Tutti sono le 6.30 circa di sabato, questa mattina siamo solo noi due, come mai così presto vi chiederete sulla freeway? Perché stamattina andrò a fare il mio primo trail di 21 km la sera a Zurigo, a circa 30-40 miglia a sud di San Francisco, Red Bull City. Infatti siamo in macchina solo io e Bill, eccoci, e mi sta gentilmente portando là per il mio primo trail fuori dall'Italia e vediamo un po' come sarà, che questa pazzia ce l'ha fatta. Come vedete la strada è libera, a quest'ora sono rimatti come al solito, svegli, vanno in giro per le strade, è ancora buio e nuvoloso, speriamo che poi il tempo si rifaccia e ci vediamo dopo, ciao. Allora eccoci qua, abbiamo finito il trail Zuzu e ora stiamo girando questo village, questo small village, molto bello, veramente la vera America, il countryside. Allora qui questo posto, questo small village è stato fondato nel 1849 dai miners, dai minatori, cercatori d'oro. Infatti in cima, poi con il trail ci siamo pure passati nelle miniere d'oro dismesse, e molto, un giro molto bello è stato.
e ora stiamo facendo un giro in queste stradine dove ci sono queste case tipiche americane. Sono fantastiche, sembra proprio di trovarci in un set cinematografico. Ecco, potete vedere, forse la novità, probabilmente quando si vede una cosa diversa, insolita, sempre un certo effetto. Wow, come sono romantico. Addio, ciao. Volevo un attimo catturare la vostra attenzione per quella casa in alto che è circa 380 metri quadrati, mentre queste qui dei poveri sono intorno ai 250 metri quadrati, ma sono case così da non prendere in considerazione, chiaramente hanno solo una piscina, 250, una per tutta la famiglia, voglio dire, di che stiamo a parlare? Robetta così da niente, sono delle case, ma è la working class. Adesso qui non si vede che è tutto protetto, però insomma le misure, in delle misure sono quelle. Se si vede, se rendo l'idea, queste case, riusciamo a catturarne qualche altra con il video. Veramente sembrano un misto di case fatte con rilievo con la stampante 3D oppure di set cinematografici. Ma qui tutto recintato, tutto un muro, non so vedo un Kaiser se non nel muro del muro. Ecco, credo che qui valga sempre la pena riprendere questi quartieri della working class americana con queste piccole case a 250 metri quadri con la Tesla posteggiata. Ecco, come al solito sti semafori. L'unica cosa che rimpiango di Macerata sono i semafori. Qui vediamo queste. These are more modest homes. These are more piccole casette con le loro piccole auto costeggiate. Proprio bello, eh. Oh, uno con la bicicletta, che sfigato. Yeah. Si vergogna. Mamma mia. C'è pure chi va con la bicicletta. Assurdo. Non è un consumo petrolifero energetico abbastanza elevato. Ok, ora stiamo andando a mangiare in un vietnamese restaurant. Questo vietnamese ci dicono sia abbastanza rinomato, tanto per cambiare, qui siamo solo a mangiare al ristorante e non ci dispiace la cosa. Poi vediamo un po' com'è. Ok, a dopo, ciao ciao. Eccoci qua di nuovo, abbiamo fatto tappa al ristorante vietnamita, ottimo, good choice. E ora stiamo andando Ok, il navigatore ci ha consigliato la strada da seguire e noi diligentemente la seguiremo. Dicevo, non so se si riesce a vedere palazzi giù in fondo, San Giuseppe sarà un po'. Siamo quasi arrivati, andiamo a vedere un giardino botanico a San José, mitico giardino botanico di San José. Già è un caldo bestiale, fuori ci si vede la vegetazione già che è secca, non è che piova tanto, c'è un po' il problema di acqua. Ok, fra poco ci dovremmo essere quasi. A dopo, ciao ciao. Ecco, stiamo entrando nel centro di San José, vedete una cittadina abbastanza florida, ricca, ben dinamica, ad alto consumo energetico, energivola. Potete vedere, possiamo vedere il downtown di San José. A dopo forse, ciao. Allora, buongiorno amici pendolari, oggi è domenica, sono le 8 di domenica.
qua si vede le strade completamente vuote. Amici pendolari, perché? Perché oggi prenderemo il treno per andare da Redwood City fino a San Francisco, che è il treno dei pendolari. Solo noi, a differenza dei pendolari, non facciamo l'abbonamento, ma compriamo il singolo biglietto. Purtroppo qua non si riesce ad andare a Scrock, quindi tocca comprare il biglietto, ma costa $6 a tratta per un tragitto che è di circa mezz'ora, sono circa 30 miglia. Oggi ci sono pochi treni, ne passa un'ora, che appunto è domenica, e facciamo questa prova ad pendulum, vediamo un po' come butta, ci vediamo dopo, ciao. Ecco, questo è uno dei treni, questo va in direzione opposta, però ecco, questo è il treno che prenderemo noi, dei pendolari. Ganzo, forte, una figata, ciuf ciuf. Ciao ciao. Ecco il treno buffo che stiamo prendendo, ci accingiamo a prendere ora, a due piani, e dopo faremo la diretta dall'interno. Ciao. Era montato, il treno è a due piani, come vedete. Sotto c'è uno scompartimento per le biciclette, possono essere qui. Oggi è vuoto, c'è giusto Donna Franca, e ora partiamo. I vetri sono opachi, praticamente, non è soltanto puliti, però per il resto è abbastanza pulito, dai, ci vediamo dopo. Eccoci amici pendolari, siamo quasi arrivati, stiamo entrando l'ultima fermata, che è quella di San Francisco, non si capisce più pure dallo skyline che ora vediamo, e il viaggio insomma è finito, è durato circa 40 minuti, eccoci qua. Pendolari, buongiorno, siamo finalmente arrivati a San Francisco, quello qui, o guardi in alto i grattacieli e poi magari vai a pistare una cagata di un cane ma non le trovi, oppure te infroci, è più probabile. Comunque, al di là di tutto, dicevamo, ora siamo nel downtown di San Francisco, una zona che già abbiamo visto domenica scorsa, e ora la vedremo in maniera più accurata. Qui troveremo, lontano è pieno di negozi di lusso che poi passeremo a vedere, ma solo vedere senza toccare, chiaramente, questo viene da sé la cosa. Ok, via, andiamo. Pendolari, buongiorno, volevo richiamare la vostra attenzione sul classico trenino, no, rotaia, monorotanza, magari si chiama qua. Ecco, lo vedete che è molto blando, scende in maniera blanda la sua corsa in discesa dall'alto, dall'upper town, dal downtown in San Francisco. Infatti si farà in salita tutta quella cosa, la vedete giù in fondo tutta la salita, un forte ganzo. Adesso stavo andando verso Union Square, che è la parte più dove sono concentrati i negozi più costosi, più in, tutte le marche, gli stilisti, i brand, ovviamente se c'è dei soldi a spendere fa bene, fa per voi, altre vendi vi attaccate, guardare e poi senza toccare. Ciao ciao. Come vedete, questa è una square molto vivace, vedete, se non avete soldi da spendere, una cabatina ce la potete fare. Sognate, non so, fate quei palazzi, che bella architettura, vi assicuro che qua posto molto caruccetto, c'è pure Donna Franca in tenda a spendere i soldi. Oh, c'è pure l'emergency 911 SFDP San Francisco Police Department, fico. Adesso li proviamo a mettere all'opera, facciamo una sassaiola. Eccoci amici pendolari, il turismo pendolare, quella è la mitica torre di San Francisco che si distingue ovunque, dal downtown siamo arrivati nella famosissima Chinatown di San Francisco, veramente abbandonate l'inglese, il dollaro, tutto quanto, e qui comunque il dragone la fa da padrone, fa pure rima, il dragone fa da padrone. Forte. Ecco,
Lo vedete? Molto bello. Beh, insomma, così. Pendolari, buon pomeriggio. Ci troviamo all'interno dell'area Pier 39. Che cos'è? È un molo, un ex molo dismesso, che è diventato veramente un centro commerciale a tema, molto carino, è molto frequentato, c'è anche qui anche il programma Donna Franca, un bel posto, insomma, simpatico, bello per passarci la domenica, così sfigati San Francesco, San Lucio Caso Fabio, è molto grande veramente. Qui stavo vedendo la minima parte, che vedete, ha un affaccio stupendo qui su Alcatraz. Adesso vi faccio vedere, ecco, Oh, you can see Alcatraz over there. Sì, from Alcatraz. Non so se si vede, ancora no. Ecco, qui giù in fondo c'è l'isolotto. Oggi il mare, c'è un forte vento e il mare, quindi la baia è mosso, abbastanza agitato. L'isolotto là che si vede è Alcatraz, sa che c'è Silvestre Stallone che cerca di scappare, fare la sua fuga. Tra l'altro, ecco, si vede pure il Golden Gate Bridge. Il posto è bello, panoramico, molto carino. Adesso un attimo che mi sono perso. Dicevo prima brevemente, questo è tutto il Pier 39. Come vedete è molto frequentato e anche molto grosso, molto grande, è un bel posto, piacevole per passare una sfigatissima domenica qui a San Francisco. Ciao! Allora, amici pendolari, ho una figata in mano. Come potete vedere, questa è la Royal Princess, una delle navi crociere più grandi e più nuove e più migliori del mondo. Fidate, qui passa una birra, la Coca-Cola, secondo me sì. Ciao ciao. Allora, amici pendolari, stiamo proprio nel downtown, qui della City, non è la City è Londra, questo qui è San Francisco, e certo il posto è bellissimo, tanto. Qui sorge ora una domanda spontanea, chissà quanto pagheranno le spese condominiali per questi palazzi, perché la manutenzione è parecchia, il costo dell'ascensore, le luci, tutto quanto, insomma, ci sono parecchie spese da affrontare, non è un gioco da ragazzi. Beh, comunque il posto è fantastico. Ciao ciao. Amici artisti, ci troviamo all'interno del MoMA di San Francisco. Chiaramente la bomba ceratese, andremo a vedere solo le due gallerie, le gallerie quelle a gratis che non si paga. Vediamo un po', è caruccetto l'ambiente, radical chic, cancel culture, vediamo un po' com'è, è molto bello. Ora andiamo avanti e vediamo. Siamo appena usciti dal MoMA qui di San Francisco, c'erano, come ho detto prima, una galleria che era a pagamento, una galleria e una gratuita. Noi ovviamente siamo andati in quella gratuita e qualcosa sfigata, insomma, c'era solo quadri, cioè, opere di Matisse, Picasso, Dalì, Porlock, insomma robetta in effetti gratis, non ne vale sicuramente la pena. Non so cosa ci sarà stato in quelli a pagamento, a sto punto preferisco proprio non saperlo. Ma questi miei americanotti, a dopo, ciao.